Ciao a tutti amici nerazzurri, bentornati sul canale, bentornati su Filippo Tramontana TV, eccoci qua. Allora ragazzi, archiviamo questo turno di Champions League, il terzo turno di Champions League, la terza partita con la vittoria un po' sofferta. Non venitemi a dire che non è stata sofferta, perché soffrire vuol dire prendere 10 tiri in porta, perché mi metto a ridere. Sofferta contro lo Young Boys. Comunque molto importante, perché tre partite di campione di campionato, tre partite di Champions League, questo mini campionatino di Champions League a 8 partite, ne mancano ancora 5. Nelle prime tre, con una trasferta difficilissima a Manchester, comunque una trasferta insidiosa in Svizzera, l'Inter esce con 7 punti da questo mini ciclo, con 5 gol fatti e 0 subiti, e quindi è un buon viatico in vista delle ultime 5, che si spera possano portare l'Inter a qualificarsi direttamente per gli ottavi di finale, quindi tra le prime 8. Altrimenti, insomma, con il calendario così fitto, avere anche i playoff dei sedicesimi di finale diventerebbe molto complicato, perché tra gennaio, Supercoppa, Champions League, campionato, Coppa Italia, insomma, diventa veramente impegnativo. Stiamo già vedendo adesso che si fa fatica a giocare un bel calcio, lo abbiamo visto in tutto questo inizio di stagione, ma non solo l'Inter è quella che fa più specie, cioè non vederla giocare bene fa strano, perché siamo abituati a vedere da un anno l'Inter giocare a grandissimi livelli, però in realtà anche le altre squadre non stanno giocando bene, la Juve fa fatica, il Milan fa molta fatica, il Napoli non ha le coppe ma non ha ancora iniziato a giocare un calcio brillante. All'estero vivono le grandi squadre sui colpi dei giocatori. Il Real Madrid, che è una squadra piena di fenomeni, perde 2-0 col Borussia Dortmund, poi fa 5 gol nel secondo tempo con 3 gol di Vinicius Junior. Insomma, il calendario così fitto dà fastidio, sicuramente non aiuta le squadre e gli allenatori a far giocare bene le proprie squadre, questo è abbastanza evidente. In più ci sono anche i problemi di infortuni. Noi quest'anno ne stiamo avendo tantissimi, un po' di affaticamenti muscolari, adesso è arrivato, credo, lo stiramento per Carlos Augusto. Ragazzi, bisogna stringere i denti e cercare di superare questo momento, considerando che la stagione sarà lunghissima. Noi non riusciamo a goderci una partita che già dobbiamo pensare a quell'altra, infatti oggi siamo qua a parlare di Inter-Juventus, che è fra 3 giorni. Anche i giocatori, immagino che resettare il cervello ogni volta da una partita importante all'altra partita importante dopo 2 giorni, all'altra partita importante dopo 3 giorni, magari qualcuno gioca in Argentina, deve resettare il cervello perché pensa di essere in campo ancora contro la Bolivia e invece è in campo contro la Roma all'Olimpico. Cioè, anche spegnere il cervello, dire bene ho finito una inizia l'altra, è difficilissimo, perché non c'è praticamente tempo per pensarci che stai cambiando avversario, stai cambiando continente, stai cambiando campionato, stai cambiando città, è un disastro. Prima di andare avanti con il discorso arbitri, io lascio la linea a un mio carissimo amico, grande nerazzurro, Filippo Accorinti, con il suo iamTrader, perché vi può dare delle indicazioni importantissime e dei suggerimenti importantissimi per cercare di guadagnare qualcosina con il calcio. Tutto regolare, ragazzi, tutto legale, mi raccomando, non confondete questa cosa con le scommesse. Quindi vi lascio a Filippo e poi torniamo con il nostro argomento di oggi. Grazie filo della linea, sono sempre io, Filippo Accorinti, cuore nerazzurro, Young Boys Inter archiviata con qualche difficoltà, però me lo aspettavo, con quella quota così bassa, con quel campo sintetico, con quella formazione rimaneggiata, era prevedibile. Infatti, cosa ho fatto? Ho bancato l'Inter, sono andato contro l'Inter, perché si può, col trading sportivo si può, ho atteso la fine del primo tempo, ho chiuso la mia posizione, è un'altra cosa che si può fare col trading sportivo, quindi a fine primo tempo i miei soldi non erano più in gioco. Poi cosa ho fatto? Ho aspettato che entravano i big, dopodiché di nuovo a puntare a favore dell'Inter però questa volta, e infatti guardate qui i miei 90 euro ancora in cassa grazie all'Inter, e forza Inter, yes! Grazie Filo, mi raccomando ragazzi, seguite Filippo Accorinti, io qua sotto nei link in descrizione vi lascio tutti i suoi riferimenti, social, sito internet, tutto, così potete andare a vederlo. So che già in tanti
vi siete iscritti ai suoi canali e avete cominciato a seguirlo, fatelo ancora perché so che siete poi alla fine, sarete poi alla fine soddisfatti come chi ha già iniziato. Allora, noi andiamo avanti con il nostro argomento. Entriamo in clima Inter-Juventus domenica sera alle 18, però considerando quello che è successo in Champions League, perché l'arbitro di Inter-Juventus, che è stato designato, cioè Guida, ieri sera ha fatto discutere molto l'Europa. C'è qualcuno che l'ha chiamato scandalo al Wanda Metropolitano a Madrid, non si chiama più Wanda Metropolitano, ma comunque allo stadio dell'Atletico Madrid. C'è stato un problema grosso, cioè Atletico Madrid e Lille erano sul punteggio di 1-1, poi Lille ha vinto la partita 3-1. Simeone, arrabbiatissimo a fine partita in conferenza stampa, ha parlato della decisione dell'arbitro. Sull'1-1, al 72esimo, Guida si inventa di sana pianta un calcio di rigore a favore del Lille, poi trasformato da Jonathan David. Come è successo? È successo che sull'1-1 c'è una palla dentro l'area di rigore del Real Madrid, dell'Atletico Madrid, che cade a campanile, in un grumo di giocatori, in un grappolo di giocatori. La palla rimbalza tra Koke e un paio di giocatori del Lille. Il giocatore del Lille, vicino a Koke, prende la palla con il braccio, e l'arbitro fischia il calcio di rigore. Koke non sfiora minimamente, ma non sfiora minimamente la palla, anche il braccio attaccato al corpo, quindi non è possibile che ci sia un calcio di rigore per l'Atletico Madrid per un fallo, per Lille, per un fallo di mano di Koke. Cosa succede? Tutto lo stadio si ammutolisce, i giocatori dell'Atletico Madrid rimangono increduli, si aspetta una chiamata dal VAR, quindi tutto lo stadio, a Simeone, piuttosto che lo stesso Koke, che è il protagonista assoluto della situazione, si aspettano che il VAR richiami Guida per spiegargli che nessuno dell'Atletico Madrid, ovviamente in questo caso Koke, ha preso la palla con la mano e quindi non c'è calcio di rigore. Il VAR non interviene, il VAR non chiama Guida a spiegargli che non c'è fallo di mano e Guida conferma quindi il calcio di rigore, o meglio, conferma, nessuno gli dice che non c'è. Al VAR c'è Pairetto. Quindi diciamo che a livello italiano non abbiamo fatto una grande figura con i nostri arbitri ieri. Detto questo, il Lille segna il gol su calcio di rigore con Jonathan David, sempre in orbita Inter, e poi sigla anche il gol del 3-1 e vince la partita. Simeone alla fine della partita arrabbiatissimo con la decisione dell'arbitro, più che altro è inspiegabile che un errore così macroscopico ai tempi del VAR non venga corretto dal VAR o da chi sta al VAR e che chiama l'arbitro per spiegargli che ha sbagliato. Anche perché adesso il danno è stato fatto per l'Atletico Madrid, la prossima volta toccherà qualcun altro, ma comunque il danno è stato fatto anche all'arbitro, perché sia arbitro che VAR verranno ormai visti come la squadra arbitrale che ha commesso questo scempio a livello regolamentare. E che è costato la partita a una delle due squadre. Allora, Guida è l'arbitro di Inter-Juventus. Quindi è l'arbitro che arbitrerà il derby d'Italia in una situazione di classifica che vede l'Inter a 17 punti e la Juventus appena dietro. E con la possibilità per l'Inter di scappare, con la possibilità della Juve di superare. E quindi è una partita già di per sé importante, ma con una situazione di classifica ancora, che la rende ancora più importante. Se ci si presenta, se l'arbitro si presenta alla partita con questo, diciamo, con questo status di arbitro che ha completamente cannato la partita di Champions, insomma, non è un buon biglietto da visita. Ecco. C'è da sperare che l'errore venga resettato, però la polemica è enorme. Cioè, io adesso vi parlo di questo episodio sia perché Guida sarà l'arbitro di Inter-Juventus e quindi forse non ci arriverà molto sereno a questa partita, considerando che adesso la UEFA ovviamente starà guardando quello che è successo, guarderà l'operato dell'arbitro, lo giudicherà e cercherà di capire perché il VAR non ha richiamato un arbitro che ha sbagliato completamente a vedere un episodio abbastanza chiaro. Arriverà a questa partita non sereno, già è una partita per un arbitro molto impegnativa. Se poi si arriva non sereni, io non oso immaginare se la partita si scalda cosa può succedere.
Per quanto riguarda invece, quindi non lo so, non è che si può cambiare la designazione dell'arbitro, quella rimane, se non c'è qualche problema di infortunio, quella rimane, Guida è stato designato per Inter Juventus e lui rimarrà. Però ragazzi, attenzione, perché Simeone è arrabbiato nero, Madrid è arrabbiata nera, la UEFA sicuramente starà guardando quello che è successo e la polemica sta montando sui social, non italiani, perché noi ci interessa relativamente, se non in chiave Inter-Juve, ma soprattutto nei media spagnoli. Ecco, quindi attenzione. Per quanto riguarda invece la partita, è chiaro che Inzaghi, io l'ho visto ieri sera davanti ai microfoni, ovviamente provato per la partita, che è stata una partita molto tirata, non giocata bene, però vinta, e quindi all'ultimo secondo anch'io sto soffrendo i postumi di una partita del genere, anche se poi ti godi la vittoria. Però non avere tanti giocatori importanti e non avere i cambi durante la partita può essere decisivo. C'è da dire che le due squadre si affrontano con la stessa problematica. L'Inter non avrà sicuramente Calhanoglu e Acerbi, non avrà sicuramente Carlos Augusto, aspettiamo anche di capire che tipo di infortunio ha e l'entità quale sarà. E bisogna capire se recupererà Aslani, dopodiché Aslani non sarà al 100% e Zielinski, l'abbiamo visto ieri, deve ancora riprendere gamba, anche se è abile arruolato. La Juventus dall'altra parte non ha Bremer per tutta la stagione, non avrà Nico Gonzalez, non avrà Koopmeiners e non avrà Douglas Luiz, quindi anche la Juve ha delle defezioni tante innanzitutto e molto importanti. Sarà una partita particolare. Certo che l'ambiente che si sta creando attorno agli arbitri, che di per sé hanno un ruolo fondamentale in questa partita qua, in Inter-Juventus, perché la minima cosa in Inter-Juventus viene ingigantita, se l'arbitro arriva già con questo carico di pressione addosso di un errore clamoroso che ha visto tutto il mondo e non è capace di sistemarselo in testa e di gestire questa pressione, ragazzi, la tranquillità per un arbitro in Inter-Juve è tutta. Quindi speriamo che la cosa vada bene, ecco. Va bene, ragazzi, allora oggi l'argomento era questo. Ditemi cosa ne pensate qua sotto nei commenti, cosa vi aspettate da questo Inter-Juventus, soprattutto cosa vi aspettate dall'arbitro Guida e dopo quello che è successo anche ieri sera contro l'Atletico Madrid e tutto quello che abbiamo parlato. Vi ricordo tutti i click possibili, la campanella, il pollice in su se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi, mi raccomando, ragazzi, al canale e poi commentate qua sotto, come vi ho detto. Sempre forza Inter, ciao ragazzi, ci vediamo domani. Ciao a tutti.